Allora, buongiorno a tutti e niente, stamattina sto tornando dalla caccia al capriolo, niente, c'ho una femmina qui davanti con due cuccioli, quindi ora è qua nel fosso qui di sotto, se va via guardo se ve la faccio vedere e niente, volevo farvi vedere una cosa che dalle nostre parti non è molto, molto usata, ma nell'Arte Italia è di regola. Questo bastone qua, questo alpenstock, chiamatelo come bastone da passeggio, bastone da caccia. Questo mi è stato regalato da un caro amico di Asiago e effettivamente quando siamo andati a caccia al camoscio mi ha fatto capire l'importanza di questo oggetto, a parte che già lo conoscevo per via di un mio amico che lo usava per cacciare il cervo, però diciamo che il consiglio sarebbe un legno di nocciolo che è dritto e robusto, poi ovviamente ognuno ha la sua particolarità. C'è anche questo che ho trovato qui, questo qua, guardate. Cioè, in mancanza d'altro va bene anche questo, basta che sia dritto. E questo oggetto qui lo possiamo usare sia per appoggiare la carabina, vedete? E comodo invece della classica forcella, perché appoggiando, essendo dritto, totalmente dritto, anche con il laccio, vedete, che serve per tenerlo più stabile. Io, aprendo solo la mano, posso andare qua e posso andare qua, cioè, ovviamente tenendolo fermo, e mi posso aggiustare abbastanza velocemente. Poi è chiaro che un appoggio stabile è sempre meglio, però laddove, tipo in questa situazione qui, che se dovessi sparare all'improvviso, io non ho un appoggio, quindi devo appoggiarmi a qualcosa. Là c'è quella pietra là, dovrei entrare dentro la macchia per appoggiarmi bene, quindi ecco, diciamo che è un oggetto comodo. Oltre a servire per sparare, questo può servire anche per appoggio, cosa molto fondamentale, perché quando si guarda a lunghe distanze appoggiarsi è una cosa fondamentale, quindi ti appoggi, riesci a osservare più terreno possibile. Niente, questa è una piccolo consiglio che ormai da centinaia d'anni che le persone lo usano, però ecco, magari se qualcuno non lo sapesse, sia un bastone di nocciolo sarebbe il migliore perché è dritto e un buon legno, altrimenti se non c'è niente, questo qua ho trovato qui, qualcuno, questo è stato fatto sicuramente da un cacciatore, ok? E niente, adesso vedete, in certe zone c'è un capriolo che è qui di sotto e ancora, pur parlando, non andavo via, solo che è una femmina, quindi niente, ciao belli.